Salve a tutti, io sono DeLonGamer e bentornati su Ark Genesis. Oggi finalmente testiamo la tartaruga gigante su cui possiamo costruire una base. Poi addomestichiamo qualche pericolosa creatura sottomarina, ma ovviamente bug e sfighe sono in agguato, ragazzi, è stato un episodio traumatico. Buona visione! Arnalda, per favore, ne abbiamo già parlato, non può andarmi in giro mezza nuda, per favore. Già ho le mamme degli iscritti che mi scrivono le mail. DeLonGamer, vergognati, ci sono i pampini che guardano il tuo canale. Ti denuncio a YouTube, ti faccio perdere il lavoro. Quindi per favore, Arnalda, prenda gli psicofarmaci e si dia una vestita, porca di quelli per porca. Non me ne frega niente se è a caldo, ci credo che è a caldo, scusi, si sposti dalla fornace e vede che mi si sfredda in fretta. Già Ark è un gioco pieno zeppo di traumi. Ciccio, levati, Marco, cane, anche gli uccelli che mi cacano sulla casa, che cocchio. Vi giuro, stamattina mi sono svegliato, quando ho visto che Ark aveva un aggiornamento, ho sudato freddo, non come l'Arnalda che mi suda tutta ignuda e calda, porco cane. Perché di solito quando Ark si aggiorna, ciao Puccemon, come va? Tutto bene? Lui tutto felice. Ehi, elevati Pelagornis, mi ci vogliono 40 minuti, non si sa perché. Tutti gli altri giochi ci vogliono 5 minuti. Ark no, cos'è? Tutti i Pelagornis mi stanno atterrando qua. Dicevo, Ark no, Ark ci vogliono 45 minuti, ogni volta non puoi far niente nel frattempo. Anzi, aspetta che vediamo anche di dar da mangiare ai nostri poveri animali. Gli ho craftato una bella mangiatoia che possiamo mettere direttamente qua fuori, perché ho visto che qualcuno stava anche morendo di fame. Ecco qua, avete le baccucce, vi lascio anche un pochettino di pesce. Io non mi voglio arrabbiare con gli sviluppatori, loro aggiornano Ark e provano a risolvere i bug, ma la deficienza artificiale, a quanto pare, non l'hanno mai risolta. Andiamo avanti con l'episodio, che è meglio. Allora, nella scorsa puntata ci siamo catturati il mega tartarugozzo. È stato un addomesticamento che mi ha richiesto una fatica assurda. Arnalda i vestiti, ma vabbè, dettagli, voglio dire, finalmente abbiamo la nostra tartaruga gigante di livello 145, peraltro. Tuttavia, per craftare il sellino per il nostro tartarugone, avremo bisogno della corazza delle altre tartarughe. Sì, avete capito bene. Per vestire alla moda il nostro tartarugone dobbiamo uccidere i suoi simili. E per mia fortuna c'è una tartaruga che si aggira da queste parti di solito. Non so dove sia finita. Pertanto, vediamo di salire a bordo dei nostri squali e diamo la caccia ai simili del Megakelon. Eccolo laggiù. Ovviamente sarà abbastanza difficile da uccidere, visto che è una tartarugona mega corazzata. Ci va giù anche molto rapidamente. Dovrebbe avere un getto di aria, di bolle d'aria, che è in grado di allontanare i propri avversari. Ma se li stiamo sotto, ovviamente, dovremmo riuscire a farla fuori senza nessun problema. Il getto lo spara, ovviamente, dalla bocca. Collega, dammi una mano, veloce! Ed in men che non si dica, abbiamo fatto fuori il povero Megakelon. Mi dispiace tantissimo. Il WWF già mi odia normalmente. Adesso ho fatto fuori una povera tartaruga gigante. Ma vabbè, dettagli. E quando la mozzichiamo, potete vedere che ci droppa i Shell Fragment, che, come dicevo, ci serviranno non solo per craftare la sellina per la nostra tartaruga, ma possiamo anche creare una sorta di piattaforma galleggiante da mettere direttamente sull'acqua. Ci sono in due versioni, una con legno più piccolina e una col metallo più grande, ma richiede decisamente troppo metallo. Oh, buongiorno! Effettivamente potremmo anche provare a prendere un bel basilosauro X. Di solito ci sono le mante attorno a lui. Se ne troviamo uno di livello abbastanza alto, potremmo provare a catturarlo. Il problema è che il basilosauro è un addomesticamento passivo che richiede una grande quantità di pesce. Oppure, se recuperiamo un po' di pesce pregiato, in teoria dovremmo semplificarci il futuro addomesticamento. Ha una barra della vita considerevole, ma non mi aspetto troppi problemi, c'ho due mega squali, voglio dire. Questo animale è pericoloso semplicemente quando è circondato dalle mante, che ci muoiono con un paio di mozzicate, ma voglio dire, sono delle creaturine piccole bastarde che fanno una marea di danni. E voilà, in men che non si dica, lo abbiamo fatto fuori e ci ha dato anche un bel po' di carne pregiata. Ila, perfetto! Però in questa zona ci sono basilosauri come non ci fosse un domani, però non ne ho trovato ancora uno che sia di livello abbastanza alto. Questi ad esempio hanno anche le mante, potrei provare a catturarmi una manta, non dico di no. Aspetta che mi mozzico un paio di mante, così ci procuriamo qualche altra risorsa. Olè! Ok, fatto fuori il basilosauro, nel frattempo mi ha spawnato lui stesso le mante. Ma porca di quelli per porca, aspetta che ho l'inventario strapieno. E vabbè, guardate la quantità di risorse. Oh mio Dio, guardate l'olio che mi ha dato, anzi petrolio. Beh, aspetta un secondo, un attimo, aumentami la capacità di trasporto. Ragazzi, non posso far tutto, difendetemi. Oh, finalmente ho trovato un bel basilosauro livello 63 che fa il caso nostro. Aspetta, provo a recuperare un po' di prime meat. Scendi velocemente e proviamo a dargliela. Perfetto, così sarà molto più facile riuscire ad addomesticarlo. Allora, dopo la prima volta che gli diamo da mangiare, purtroppo dobbiamo aspettare un paio di minuti, ma da quel momento in poi gli possiamo dare cibo in quantità industriale. Quindi aspetta che trasferisco nel mio inventario quanto più pesce normale possibile. Purtroppo
Primate, lo sapete molto bene, scade alla velocità della luce. Più che altro devo stare attento a tutti gli altri basilosauri, perché se hanno le guardie del corpo, oddio c'è anche il turbine sottomarino, dicevo, se hanno le guardie del corpo, mi potrebbero attaccare le altre mante. Ma per adesso guardate, gli ho dato da mangiare e si è bloccato, non so se si è bloccato sulla bolla d'aria. Ok, dovrebbe essere giunto il momento di ridargli da mangiare. Perfetto, pappati tutto ciccio. Avete visto peraltro che è la creatura perfetta per produrre grandi quantità di petrolio. In teoria adesso dovrebbe mangiare molto più rapidamente, e a giudicare da quanto è grasso direi che mangia pure tanto, Ok, abbiamo ancora un po' di primate nel nostro squalo, devo essere veloce, per cui durerà davvero pochi secondi. Signore, dove è andato? Signore, venga qua che le do la primate prima che mi scada. Veloce, 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 veloce. Ok, perfetto, siamo quasi alla fine dell'addomesticamento. Ci è voluto un po', ma neanche troppo. Oh, finalmente, avevo trovato un altro po' di primate mandando i nostri squalozzi a uccidere altri basilosauri. Voglio dire, la zona è piena, ne ho approfittato senza un minimo di rispetto. Yay! Un'altra grande caratteristica del basilosauro è che lui è immune agli attacchi elettrici degli elettrofori, il che vuol dire che è perfetto qualora ci volessimo addomesticare un elettroforo. Ah, non mi ricordo cosa serve per la sua sellina. Fibra, lingotti di metallo, pelle, tutte cose che possiamo craftarci in tutta tranquillità. Perfetto! Allora, vediamo quindi di tornare indietro, craftiamoci la sellina, e poi possiamo anche andare a caccia di qualche altra creatura. Appena possibile devo anche vedere di far fuori un po' di pelagornis, perché mi stanno scagazzando tutto sulla casa. Porca boia, ogni volta ripulire il tetto è un casino. Allora, bando alle ciance, io ho riportato indietro anche i frammenti della corazza della tartaruga. Ed in teoria se andiamo al nostro banco da lavoro e li metto qua, vediamo un po' quanto altro materiale serve. Mi servono delle perle silicee che le abbiamo raccattate lo scorso episodio, e dei lingotti di metallo che ho messo a sciogliere tanti eoni fa. Ne abbiamo 112, perfetto. Aspetta che metto invece il petrolio qui assieme a un altro po' di pelle, in modo tale da ottenere ancora carburante, ora che abbiamo praticamente un animale che ci produce petrolio come non ci fosse un domani. Perfetto, sellina pronta, tac. Dovrei anche potermi craftare in teoria la piattaforma di legno. Oddio, richiede una grandissima quantità di legna, 2116 tavole, fibra e pasta cementizia. Non è un gran problema perché pasta cementizia ne abbiamo, fibra ne ho 80 perché l'Arnalda deve andare di corpo. Quello che mi manca praticamente, ancora fibra, pigliati tutta la mia fibra, cioè quello che ci manca è tendenzialmente la legna. Il vantaggio è che mi basta uscire di casa e sono già pieno zeppo di alberi da abbattere. Ottenere 300 di unità di legna è decisamente molto semplice. Guarda qua, mi erano spunati direttamente due alberi, uno in parte a quell'altro. Depositiamo i 3000 kg di legno che abbiamo raccolto e vediamo di craftarci, ma dopo quante risorse che mi richiede, la piattaforma. E questa è quella semplice, perché come dicevo c'è quella in metallo che richiede molte ma molte più risorse di metallo ed è anche un pochettino più grande. Allora piazziamola direttamente qui, ottimo. Porco cane, stavo partendo senza aver craftato la sellina del basilosauro. In teoria dovremmo avere tutto quello che serve. Ci serve ancora un po' di pelle e un po' di fibra. E vabbè, basta chiedere, cucati la pelle, cucati la fibra, e mi prendo io invece la sellina. Mentre invece la sella della manta mi richiede un po' di selce e dei lingotti di metallo. La selce ce l'ho, ottimo. E i lingotti di metallo si sono sciolti nel frattempo. Ok, signor basilosauro, si fermi cortesemente che le mettiamo finalmente la sellina. E se non ricordo male, come potete vedere, lui continua a produrre praticamente petrolio come non ci fosse un domani. Perfetto, sellina per il basilosauro. Ha una barra della vita davvero eterna, come potete vedere, proprio perché è una creatura con una stazza di tutto rispetto. Ovviamente anche il nostro basilosauro ha la scorta, solo che invece che avere le mante abbiamo due megalodon, perché al DeLungamer piace abbondare. Perfetto, beh, ovviamente non è un animale molto veloce, non è fatto per i trasporti, ma è perfetto per raccogliere risorse. Se ricordo bene non può andare ad elevata profondità, altrimenti la pressione lo danneggia. Ovviamente lo utilizzerò tendenzialmente, come dicevo, per la produzione del petrolio. Ok, bando alle ciance, vediamo finalmente di equipaggiare la sellina per il nostro megakelon, anche perché mi sta appesantendo un botto l'Arnalda, ecco qua, e quindi ora finalmente, oh, possiamo vedere di salire in tutta velocità. Guardate che spettacolo, ora ce lo possiamo, scusate, non compenetratevi male che mi fate i jumpscare, dicevo, ora possiamo tranquillamente costruire sopra di lui. Peraltro, se notate bene, sul megakelon crescono anche delle piante. No, non sto scherzando, se andiamo a guardare il suo inventario potete vedere che pian pianino su di lui crescono i fiori rari e anche i funghi rari, che non sono niente male per addomesticare alcune delle varie creature.
Il Megacylon è l'animale perfetto qualora vogliate costruirvi una piccola base mobile, ma soprattutto da condividere con i vostri amici, perché oltre a generare praticamente bolle d'aria in continuo, il che vuol dire che praticamente potrete respirare all'infinito senza usare la maschera, le potete anche tranquillamente far sedere, qua ci sono anche le sedie, sì, anzi le panche come potete vedere, ma soprattutto quando vi muovete, in teoria lui ha una sorta di campo gravitazionale e quindi la gente può camminare tranquillamente sulla sua corazza anche se siete sott'acqua. Allora proviamo a piazzare alcune fondamenta. Sì sì, le possiamo mettere tranquillamente. Il problema è come le metto dritte, perché non mi fate un modo per agganciarle dritte, porco cane. Ok, spero di averla messa abbastanza dritta. Allora, questa è la parte frontale, quindi ci mettiamo ovviamente delle scale. Ed in parte possiamo tranquillamente piazzare il resto delle piattaforme. Possiamo arrivare praticamente fino al bordo della corazza e penso poter mettere anche tranquillamente un altro paio di pavimenti senza fondamenta, come accade normalmente su Ark. Ok, beh, una casa già da 5 la possiamo anche fare. Beh, sembra proprio che un 5x4 lo possiamo fare in tutta tranquillità, senza rovinare ovviamente l'estetica della creatura. Oddio, ci ho messo praticamente sopra una bellissima tartaruga una struttura in legno, ma la faccio per difenderla, eh. Casomai qua dietro, siccome poi si compenetrerebbe forse un po' male, no, neanche troppo. Ecco, di qua un pochettino sì, perché ovviamente la struttura non è perfettamente posizionata al centro. Oh ragazzi, non si può fare i miracoli. Ecco qua, qui dietro magari la facciamo un attimino più piccolina. Però dai, ribadisco, ci viene una casetta di tutto rispetto. Ci stanno 26 persone qua oltre all'Arnalda. Allora, direi che casomai nel prossimo episodio ci possiamo effettivamente fare la base sulla tartarugozza. Per adesso nulla ci vieta effettivamente di testarla. Guardate che spettacolo. Sì dai, più o meno l'ho fatta centrale, ragazzi. Siate magnanimi, ok? Ribadisco, non è un animale molto veloce, però tutto sommato ci permette di muoverci tranquillamente con tutta la nostra base. E presumo abbia una capacità di trasporto 3250 kg. Ovviamente le basette stesse che mettete sopra avranno un peso che andrà ad impattare sul peso complessivo trasportabile della creatura. Ovviamente la tartaruga si può anche immergere se voi premete C. Ecco qua che pian pianino lei andrà sott'acqua e come potete vedere sta già rilasciando le bolle d'aria. Infatti la barra dell'ossigeno dell'Arnalda praticamente compare e scompare all'istante, il che vuol dire che il suo rifornimento di ossigeno è praticamente istantaneo. È la madò! Quanti squali ci sono laggiù? Una banda di 5 squali. Ark, c'hai lo spawn a culo quest'oggi. Oh, sembra che gli squali di Ark ci stiano prendendo di mira. Ma ho le mie guardie del corpo che mi dovrebbero difendere. Guardie del corpo, mi difendete cortesemente. Bravi, mi raccomando, non fatemi far brutta figura. Oh, gli squali continuano ad attaccarci, ma nel frattempo le mie guardie del corpo li stanno annientando come non ci fosse un domani. Non devo fare praticamente nulla. Guardate, ci sono cadaveri di squali letteralmente dovunque. Perfetto, eccoci ritornati sotto il villino al mare dell'Arnalda, perché volevo provare a piazzare la piattaforma oceanica in legno. Come potete vedere è una struttura davvero gigantesca che potete tranquillamente mettere a livello del mare. Non potete metterla dovunque perché ci sono ovviamente delle zone su Genesis in cui non potete costruire per via delle missioni, ma in teoria qua sotto nulla ci vieta di piazzarla. Perfetto, basta fare un singolo clic e potete vedere che in men che non si dica il gioco ve la piazzerà direttamente. Non se ne possono mettere più di un tot purtroppo, però dai, avete a vostra disposizione una grande quantità di spazio. In teoria dovrebbe avere un buco sulla parte inferiore. Sì, eccolo qua. E come potete vedere ci sono 4 scalette perfette per poter vedere di salire sulla parte superiore. Olè! No, vabbè, ma è bellissima sta cosa. Quella in metallo, come dicevo, è ancora molto, ma molto più grande. Tuttavia è una struttura abbastanza resistente a 100.000 di vita. Ovviamente se ve la distruggono, tutte le strutture che si trovano sopra verranno distrutte con essa. Però possiamo tranquillamente arrivare con le nostre creature marine dal centro e poi costruire tutto il resto direttamente sui lati. Penso ci stiano forse un paio di piattaforme. Vediamo un po' se riesco ad agganciarle. Sì, possiamo agganciare una base direttamente alla struttura stessa e poi casomai costruire il resto direttamente sopra. Sì, sì, c'è l'aggancio, quindi ce ne possiamo mettere ben 3. Non male. Ed in teoria possiamo anche costruire direttamente sopra il buco centrale. Come potete vedere possiamo tranquillamente piazzare le nostre piattaformine senza nessun problema. Quindi ribadisco, lo spazio a disposizione è davvero tantissimo. Qui ad esempio possiamo mettere delle scale in modo tale da scendere. Sì sì, si aggancia tutto alla perfezione. Hanno fatto davvero un ottimo lavoro. Ma bando alle ciance, vediamo di far rivestire la Arnalda prima che mi piglio qualche denuncia dalle mamme.
e saliamo a bordo del nostro basilosauro, perché come vi dicevo possiamo provare a catturare l'elettroforo, quella cavolo di anguilla elettrica che ci rompe le balle ogni volta che andiamo sui fondali di Ark. Se siamo a bordo del basilosauro, come vi dicevo prima, non subiremo neanche i danni da elettricità, il che vuol dire che avremo un vantaggio tattico non da poco. Ed il bello è che il suo cibo preferito, neanche a farlo apposta, è la biotossina che abbiamo recuperato dalle cnidarie negli scorsi episodi. Wow, ce n'è uno che mi segue, ce n'è uno che mi segue. Oh, ok, ha provato a farmi l'attacco elettrico, ma non mi fa nulla. Allora, aspetta un secondo, dobbiamo liberarci assolutamente dello squalo in modo tale da avere via libera. Ah, ho detto squalo, non squali. Oh, porco cane, devo cercare di attaccare tutti. Boni, date boni che questi mozzicano. Porca di quelli per porca. Allora, il povero elettroforo c'è morto, ovviamente, ma come potete vedere, grazie alla grande quantità di vita che c'ha st'animale, sostenere i danni degli squali non è un gran problema. Il problema più che altro è che continuano a girarti attorno e quindi attaccarli, una rottura di scatole davvero assurda. Ok, è passata una ventina di minuti, io ho trovato un elettroforo di livello abbastanza alto. Ho liberato la zona da tutti i predatori, beh, dalla maggior parte dei predatori, e l'ho anche portato il più vicino possibile alla nostra casa, così mi sento decisamente più al sicuro. Allora, aspettiamo che faccia il suo attacco elettrico. Perfetto, noi non subiamo danni. E ora scendiamo a dargli le biotossine. Dove, vieni qua. Sì, ma stai fermo che mi fai schifo. Dov'è? Ark, non mi laggare, non è il momento. Lo so che c'hai la RAM al 98%, computer portapatente. Ah! Mi sono giocato la bombola da sub. Vabbè, non importa, dovrei poter... Aspetta, gli ho dato da mangiare? No, vieni qua. Porca di quelli per porca. Ok, forse gli ho dato da mangiare, non lo so più nemmeno io. Basilosauro, vieni con me. Vieni qua. Ah, mi sto prendendo la 220, ciccio. Devi star fermo. E siccome è mai una gioia, è spawnato un altro elettroforo, quindi ora devo capire chi sia il mio e chi non sia il mio. E quanti siete? Ma porco cane. Allora, cerchiamo di scendere in qualche modo, appena hanno fatto l'attacco elettrico, tanto lo fanno praticamente assieme. Senti, io do biotossine a tutti, premo E su tutti e tanti saluti. Indostate. Mi state fermi 5 secondi. Sono un distributore automatico. Ok, sei tu. Ok, dovrei averglielo dato. Non lo so, non ci capisco. Aia, niente. Oh, perfetto, adesso è spuntato il terzo elettroforo. Ma dai, gioco. Ma sarai bastardo però, così adesso è ancora più difficile. Ma basta veramente. Ok, aspettiamo che il trio meraviglia faccia l'attacco. Oddio, adesso non sono neanche più sincronizzati, quindi non so effettivamente quando mi attaccheranno. Ok, gli altri due hanno fatto l'attacco. Che casino. Che casino. Vabbè, mi piglierò un po' di 220. Sì, aspetta. Buono. Ok, sei tu, non lo so. Aspetta, a qualcuno ho dato da mangiare. Il problema è che non so se fosse quello giusto. Credo di sì. Alla barretta dell'addomesticamento quasi al 100%. No, povero basilosauro. Ok, ragazzi, non gli stanno praticamente facendo danni, Guarda che roba, a malapena lo hanno leggermente ferito. Ok, mega attacco elettrico. Meglio che mi do una mossa prima che spawni anche il quarto, perché non riesco a capire se ce ne sono 3, 4, 126. Aspetta, vieni qua. Ok, preso. Attaccateli gli altri, non me ne frega niente. Basilosauro, vieni qua. Basilio, porco cane, aspetta, prima che si facciano fuori a vicenda. Ora posso mozzicare, tanto non c'è il fuoco amico, e dovremmo essere a posto. Certo. Ah, sono arrivati anche i Megalodon, perfetto. Voi non avete idea dello schifume che mi sta salendo addosso con sto coso che mi gira. No, stati fermo che mi fai uno schifo immane. E voi mi dite, ma Delon Gamer, perché ho domesticato una creatura così brutta e repellente? Non lo so. Adesso che lo sto guardando da fermo, oddio, mi salgono i conati di vomito. Perché l'ho fatto? Senti, andiamo a cercare una manta. E tanti saluti, che schifo. Allora, è passata un'altra mezz'oretta per me e finalmente ho trovato una manta che sia di livello abbastanza alto. Devo evitare, ovviamente, di farmi individuare, altrimenti mi attaccherà a vista. Nel frattempo mi sono anche craftato lo Chanel numero 5, dicasi il repellente per insetti, mentre invece utilizzeremo la gelatina di rana pescatrice per cercare di addomesticarci la manta. Allora, aspetta che mi spruzzo lo Chanel. Arnalda? Oh no, lo Chanel non te lo puoi spruzzare sott'acqua, devi andare fuori, porco cane, e poi tornare giù. Oh, le regole stupide di Ark. Perfetto, ce l'ho fatta e l'effetto durerà purtroppo solamente una decina di minuti. Ora la manta non mi attaccherà a vista, però devo andargli praticamente da dietro sperando che non si giri, maledetta, e mettergli il cibo su per il ci siamo capiti. Stai ferma 10 secondi. Ok, non mi ha preso il cibo, non lo so nemmeno io. Porca di quelli per porca. Mantina, stai ferma 5 secondi, così mi avvicino dall'alto.
Oh, finalmente sono riuscito a darglielo. Se malauguratamente gli finisco davanti, la manta tenterà di ammazzarmi, che vuol dire che dovrò ammazzarla prima io, perché lei ha un morso davvero devastante. E dovrò ripetere l'operazione per parecchio, stando attento agli squali e ovviamente alle altre mante. Signorina, sono 3 minuti che la inseguo. Vediamo un po' se riesco a dargli da mangiare prima che si muova. Muova, porco cane. Stai ferma solo 5 secondini che... No. Ok. Madonna, mi sto cacando. Che volete vedere, signori? Stia ferma 5 secondi. Ci metterò un'ora a domesticare sta manta. Ok. Facciamo che vi salto la maggior parte dell'addomesticamento, perché ci vorrà tanto tempo. Ok, avevo detto tanto tempo, ma ce n'è voluto decisamente molto di più. La manta di prima è stata attaccata dagli elettrofori. Ci sono stati casini con gli squali. Moral della favola, ce l'ho fatta, ma ne ho dovuta domesticare un'altra che... Dove poi è sparita? Era qui un secondo fa! Manta? Dove poi sei andata? Ah, ok, eccoti qua. 3 ore che ti cercavo. Ferma un secondo. Ferma un po' di secondo. Porca di... Animali di Ark! Perché dovete essere posseduti da Satana tutte le sante volte? Allora, vediamo di mettergli sta cavolo di sellina. E leviamoci anche dalle scatole, perché è troppo facile che la manta ci muoia. Oh, che bello! La mia ultima manta era sotto sopra una volta tanto. Abbiamo una manta dritta. Oh, sono un pampino felice che voi non ci avete idea. Se avete visto la prima stagione di Ark, sapete tutte le sfighe che mi sono capitate in passato. Vediamo un po' se riesco a spiccare il volo. Vai, manta! Olè! Wii! Perfetto! Ci sono state anche delle mante in passato, quando giocavo per conto mio, che mi si sono spiaggiate, non so perché, e sono morte malissimo. Ark è stato un gioco con tanti bug. Ark avrà bug fino alla fine dei tempi. Oh, turbine, aiuto, mi risucchia. Che faccio? Buongiorno. Ci sono proprio finito in mezzo, porca di quella, iperporca, mi sta venendo da vomitare. Riesco a uscirne in qualche modo? Ci provo, non ci riesco, ciccio, mi sta venendo da vomitare, mi fa vomitare però. Oh, a parte rompere le balle non è che hai fatto molto altro, Mi ha sminchiato la telecamera. Buongiorno. Mi si è sminchiata la telecamera? Aiuto? Buono dai, ragazzuoli, io sono in partita letteralmente da 6 ore, quindi ammetto ho bisogno di una pausa, Dark soprattutto, Nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate. Nel prossimo continueremo casomai ancora le nostre disavventure nel bioma marino, oppure vedo se passiamo al successivo, qualcosa mi invento. Lasciate un bel mi piace se voi vi siete divertiti e noi ci vedremo nel prossimo episodio. Ciao ciao!